Ciao piccoli artisti, benvenuti alla Bottega dei Pennelli. Abbiamo deciso di organizzare una serie di appuntamenti dedicati alla conoscenza dei pennelli che potete trovare facilmente in qualsiasi negozio del settore. Bene, siete pronti? Pastelli alla mano, pronti e partiamo! In questo primo appuntamento conosceremo un pennello chiamato tondo. Il pennello si chiama tondo per la forma della punta. Esistono sia a pelo di animale che a pelo sintetico. Questo pennello viene utilizzato per tutte le tecniche pittoriche, per lo più per l'acquarello. Esistono diverse dimensioni del pennello, dallo 0 al 15, al 20. Tanti usano questo tipo di pennello molto fine per fare la firma alla fine di un lavoro. È molto utile inoltre per svolgere dettagli molto fini o fare delle rifiniture finali del lavoro. Adesso proveremo a utilizzare questo tipo di pennello con l'acrilico. Useremo un pennello a setole morbide e uno a setole dure. Mettiamo il colore nel piattino. Ecco l'effetto del pennello tondo a setole dure su tela a pennello asciutto. Adesso proveremo a bagnare il pennello e poi a intingere il colore su tela. Aggiungiamo un altro colore nel nostro piattino. Adesso proveremo a utilizzare il pennello tondo a setole morbide. Inizieremo a usare il pennello da asciutto. Questo pennello non è molto buono ed è anche vecchio. Come potete vedere, ha perso un pelo. Se il pennello, quando lo usate, perde troppo pelo, o perché è troppo vecchio o è di bassa qualità, quindi è meglio sostituirlo. Fin tanto che è bagnato, il pelo si può facilmente toglierlo dalla tela o dal cartoncino o con le unghie o con una semplice pinzetta. Il vero segreto sta, quando lo si prova sulla mano, di verificare che non perda troppo pelo. Questo potrebbe essere molto fastidioso durante le vostre attività di pittura, in quanto la perdita di pelo sul foglio o sulla tela può rovinare il risultato finale del lavoro. Adesso proveremo con lo stesso pennello, però prima intingendolo nell'acqua. Bene, abbiamo concluso questo primo appuntamento, spero che sia stato utile a tutti voi piccoli grandi artisti. Ci vediamo al prossimo appuntamento, dove conosceremo un nuovo tipo di pennello. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale in modo da poter essere sempre aggiornati sui nuovi video. Condividete, mettete like, questo ci aiuterà a crescere e a offrirvi nuovi contenuti. Ciao, alla prossima!